Il giorno dopo l'inaugurazione del ponte di Calatrava, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha incontrato proprio sul ponte i bambini delle scuole cittadine, che già nei mesi scorsi, con le loro poesie e i loro disegni, hanno esaltato la bellezza e l'importanza dell'opera. Il primo cittadino ha regalato a tutti una matita, simbolo del loro futuro, ancora tutto da scrivere e da disegnare. Le persone devono essere stimolate, soprattutto i bambini, ad essere orgogliosi della propria città, ad amarla, a rispettarla, quindi a tenerla sempre nella loro mente, a portarla con se stessi dovunque vanno, sempre anche negli anni successivi. E quindi questi sono momenti solenni, importanti, date storiche per la città. Adesso non solo il ponte, a breve apriremo anche il planetario e questa zona che un tempo era un'area abbandonata e marginata, diventa invece un'area nuova, innovativa, diciamo, creativa, aperta ai giovani, al futuro, che si lega anche, diciamo, al contesto storico, perché qui si affaccia davanti al castello, al Colle Pancrazio, quindi i bambini vedono tutto ciò ed è bellissimo vedere anche nei loro visi queste espressioni di meraviglia, passando attraverso questo ponte, passeggiando e alzando gli occhi al cielo. Non solo vedono la città antica, ma vedono questa nuova struttura contemporanea. Il ponte di San Francesco è per Cosenza il ponte del coraggio che collega il passato al futuro, il mondo dei piccoli a quello degli adulti, uno slancio verso il cielo per gli audaci e i sognatori, secondo una prospettiva di educazione alla bellezza, punto di forza dell'amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto. In questo momento i bambini diventano istituzione. E consegniamo questo ponte anche a loro. Il significato di un ponte è unire, e loro uniscono le generazioni, vanno verso il futuro. Questo ponte che guarda in alto, diciamo simbolicamente, rappresenta bene proprio questa volontà di una città che si apre a territori anche un po' difficili, e quindi i territori si servono, diciamo, di questi cambiamenti per camminare in avanti.